Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un video che avrei dovuto fare ieri, ma poi ieri, e tra Youth League, prima squadra, lavoro, una cosa e quell'altra, l'ho fatto oggi. Dunque, altra giornata di fantaprocesso e c'è il primo pareggio del mio campionato, dopo la vittoria contro Dani Orgoglio Gobbo di mercoledì, arriva il pareggio con quel pelato di colpo Gobbo. Allora, leggete qua sotto. Mezzo punto in più e vincevo la partita. Cioè, poi uno si deve incazzare. Cioè, vabbè, comunque, al di là di questo, pareggio che va stretto fuori Rosa TV perché aveva dominato. Antonello colpo gobbo era in balia dell'avversario. Ha trovato il gol nei primi minuti, poi nel finale ha provato a difendersi e alla fine sono riuscito a fare solo un gol. Capita, adesso a parte gli scherzi, capita anche perché, cioè, non sono lì ho pagato il fatto del campionato spezzatino. Cioè, cosa vuol dire? Allora, quando sono uscite le probabili formazioni, tutte davano Cutrone titolare e davano fuori Inglese. Quindi io cosa ho fatto? Ho messo Cutrone, Antenucci e Milik. Quello doveva essere, non mi è entrato Castiglieco perché non, nessuno lo dava titolare, quindi Milik ha giocato. Cutrone alla fine ha giocato, era meglio che non giocava. Tra l'altro, Antenucci non ha giocato. Tra l'altro, Castiglieco l'avevo messo secondo panchinaro perché proprio lo davano tutti fuori completamente. Quindi l'ho messo secondo panchinaro. Alla fine ha giocato sia Lagumina che mi è entrato e al posto di Antenucci e non mi è entrato Castiglieco. Quindi Castiglieco ha segnato, avrei vinto sicuramente la partita. Fa parte di quelle cose, fa parte delle sfighe del fantacalcio, comunque di quelle cose che non dipendono da te, ma insomma ti basi anche in base o hai fortuna, rischi e ti va bene, o se no ci sta, queste cose qua. Beh ragazzi, dunque volevo farvi sapere com'era andata la partita, come potete leggere, come avete potuto leggere all'inizio è finita 1-1, per mezzo punto appunto, appunto per mezzo punto non ho vinto. E ragazzi, adesso giochiamoci la prossima partita questo weekend e ovviamente vi terrò informati. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!